e bentornati con noi siamo in Cucina con D e questa è la nostra nuova videoricetta. Come potete sempre benissimo leggere dal titolo, oggi prepareremo sandwich gratinati al forno. Ma prima di iniziare a darvi gli ingredienti alla preparazione, vorrei sponsorizzare il canale di Clibio Davide e il canale di Matteo Floyd 87. Cosa avete fatto? Bene, andiamo subito agli ingredienti allora. 12 fette di pane per tramezzini senza crosta, 12 fette di prosciutto cotto, 12 fette di formaggio edamer, 100 g di burro a temperatura ambiente, 4 cucchiai di sugo con basilico, 500 ml di besciamella, 2 uova, 100 g di mozzarella grattugiata, origano. Per prima cosa, con un cucchiaino schiacciamo il nostro burro a temperatura ambiente, aggiungendo man mano il nostro sugo di pomodoro. Continuiamo sempre ad aggiungere man mano il pomodoro e diamo anche una bella spolverata di origano e continuiamo a girare. Ora, con un pochino di questa pasta, spalmiamo il fondo di una teglia per il forno. Spalmiamola così. Ora spalmiamo le nostre fette di pane solo da un lato con la nostra pasta. Abbiamo finito di spalmare tutte e 12 le nostre fette di pane, ora possiamo mettere dentro la nostra terrina di Pyrex. Ora prendiamo due fette di pane e mettiamole una accanto all'altra. Successivamente prendiamo una fetta di prosciutto, la adagiamo sopra la fetta, una fetta di formaggio e pieghiamo la parte in più. Facciamo così per tutte e due le nostre fette. E andiamo avanti. E concludiamo con la fetta di prosciutto e il formaggio. Voilà. Visto che prima sarebbe venuta troppo alta, dividiamo, anzi smezziamo i nostri sandwich in due Pyrex differenti. Ora prendiamo la nostra besciamella e mettiamogli dentro le nostre uova. E sbattiamole. Dopo aver sbattuto bene le uova, aggiungiamo una bella manata di origano e giriamo ancora. Ora versiamo metà della nostra besciamella sopra i sandwich e aggiungiamo della mozzarella grattata. Facciamo così anche con l'altra. Voilà. Con un forno già caldo a 180 gradi, mettiamo le nostre terrine per 20-30 minuti per farle gratinare. Ecco ciò che abbiamo ottenuto. Bene, la nostra videoricetta di oggi si conclude qui. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto il video, vi chiediamo di mettere un bel pollice in su per la nostra ricetta, di iscrivervi al canale, però questo viene dopo, non cliccate più sul cameraman, finiti i tempi. Ringraziamo comunque il cameraman Fernando che ci aiuta e noi nell'info box vi lasciamo i nostri contatti di Twitter e la fanpage di Facebook, se volete iscrivetevi, contattateci, fate quello che volete. Per qualsiasi dubbio lasciate un commento qui sotto, saremo ben lieti, sarò ben lieto di rispondere perché lui non vuole rispondere. E niente, sì, lo devo sputtanare perché non vuole mai parlare, fare niente, ma grazie. E noi abbiamo concluso, vi lasciamo la sigla finale e ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao!